Ringraziamo per il collegamento. Cominciamo con le notizie della Basilicata in collaborazione con Controsenso. Partiamo dalla cronaca al San Carlo di Potenza, prelievo multiorgano su una 54enne lucana. Dopo l'accertamento di morte cerebrale, sono state eseguite nell'ospedale di San Carlo di Potenza le procedure di prelievo multiorgano su una donna lucana di 54 anni deceduta in seguito a una grave emorragia cerebrale. Ne dà notizia la direzione aziendale dell'AOR San Carlo, che nelle parole del direttore generale Giuseppe Spera affida un messaggio di cordoglio e di sentito ringraziamento alla famiglia. A ringraziamento per la famiglia, il direttore generale aggiunge il riconoscimento a quanti hanno operato alla ottima riuscita delle operazioni dalle due equip mediche dell'ospedale di Bari, al coordinamento aziendale dei trapianti al centro regionale trapianti per la procedura di tipizzazione tissutale, ai medici ed operatori sanitari della rianimazione e del gruppo operatorio di Potenza, fino agli autisti che assicurano il trasporto di medici ed organi prelevati in assoluto tempismo, assicurando la completa osservazione delle procedure di sicurezza. Il fegato e un rene della donna sono stati trasferiti a Bari e l'altro rene a Palermo. Cronaca Potenza, un'intitolazione speciale a Elisa Claps, la giovane del capoluogo uccisa nel settembre del 1993. Ce ne parla Walter De Stradis. Vediamo il servizio. La Giunta Comunale di Potenza ha intitolato il larghetto posto frontalmente all'ingresso principale della Chiesa della Santissima Trinità a Elisa Claps, la giovane uccisa nel capoluogo nel settembre del 1993, ridenominando contestualmente l'attuale Parco Elisa Claps, situato a Macchia Romana, con il nome di Parco del Fiore Bianco. Precedentemente, a novembre scorso, era stato approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Roberto Falò, avente proprio ad oggetto l'intitolazione di una strada o di una piazza principale del centro storico della città di Potenza Elisa Claps, con cui si impegnava la giunta comunale a individuare celermente un luogo adatto. Nella relazione istruttoria si leggeva che la giovane Elisa Claps era una semplice ragazza alla quale è stata strappata in modo effimero e crudele la vita con i suoi sogni, ambizioni e affetti, e la comunità tutta della città di Potenza ha il dovere di attivare ogni iniziativa capace di far crescere in modo concreto la cultura della non violenza e della non indifferenza. In questo modo l'intitolazione di una strada o una piazza principale del centro storico diventa un atto doveroso e non riparatorio anche in relazione alla ricorrenza del trentennale della scomparsa della giovane Elisa, alla fiction Il caso Claps e al podcast da cui è stato tratto l'omonimo docufilm Dove nessuno guarda, che hanno inevitabilmente riacceso i riflettori anche a livello nazionale su una vicenda orribile. Per la violenza di cui Elisa è stata vittima, per la sua famiglia, per tutti gli accadimenti susseguitisi, per l'intera cittadinanza potentina. E così si è voluto procedere alla ridenominazione dell'attuale Parco Elisa Claps con il toponimo Parco del Fiore Bianco, omaggiando in tal modo sempre la memoria della giovane potentina scomparsa. Come si accennava, è stato dunque individuato il larghetto posto proprio frontalmente all'ingresso principale della Chiesa della Santissima Trinità a Potenza come luogo adatto al ricordo e alla memoria della giovane Elisa Claps, luogo davanti al quale la giovane Elisa è passata tante volte prima di entrare per l'ultima volta nella Chiesa della Santissima Trinità, dalla quale usciranno soltanto le sue spoglie dopo 17 lunghissimi anni. Politica, la Giunta regionale ha approvato la relazione sulla direttiva quadro acque elaborata da ARPA Basilicata sulla base del rapporto di monitoraggio sui corpi idrici, fluviali, lacustri, marini e sotterranei della Regione Basilicata relativo agli anni 2016 e 2020. Ciò consentirà di procedere all'aggiornamento e all'adeguamento del piano regionale di tutela delle acque della Regione Basilicata. Il governo regionale ha approvato anche lo schema di accordo di programma per quattro progetti candidati da Acquedotto Lucano ed ECRIB su un bando del PNRR per opere di fognatura e depurazione. I progetti sono finanziati complessivamente per oltre 10 milioni di euro. L'accordo sarà sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si interverrà per realizzare le opere necessarie all'attivazione del depuratore consortile in località Torre Bosa da Cerenza e il sistema
sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili della regione Basilicata, quarto lotto abitato di Melfi, nonché per adeguare il sistema di collettamento al servizio dei depuratori consortili di Senise e Noepoli e gli impianti a servizio degli abitati di Valsinni e Nova Asiri. Cronaca cittadina nel capoluogo, i lavori straordinari sono partiti ma continua a piovere nelle scale mobili di via Armellini. Vediamo il servizio. Sono iniziati il 19 febbraio scorso i lavori di manutenzione straordinaria per infiltrazioni dell'impianto delle scale mobili Armellini Due Torri a Potenza. L'importo di affidamento è di circa 108.000 euro. Ricordiamo che la scala mobile di via Armellini, inaugurata nel 2008, rientrante nel più complesso sistema di trasporto meccanizzato del capoluogo di regione, parte dal parcheggio pubblico multipiano e arriva a via Due Torri. Negli ultimi tempi questo ramo del sistema meccanizzato della città era infatti fra le strutture pubbliche più gettonate sui social, come ad esempio la pagina Facebook Potenza Denuncia, proprio a causa delle non richieste docce fredde alle quali erano sottoposti gli utenti in occasione degli acquazzoni invernali o estivi, che non sono certo rari nel capoluogo lucano. Da qui la necessità di lavori sempre più indispensabili. La ristrutturazione, come si diceva, sembra essere già a buon punto, perlomeno se si considera ciò che appare nello status dei lavori nello slargo Belvedere più sopra in via Mazzini, al di sotto del quale si erge appunto l'atrio della scala mobile con ingresso in via Armellini. Tuttavia si è ancora lontani, come si vede, dalla soluzione, per la quale ovviamente sarà opportuno attendere l'ultimazione dei lavori stessi. A proposito, nel cartello d'ordinanza posto sul cantiere la fatidica data in bianco. Ma per il momento gli incolpevoli addetti alle pulizie si sono dovuti attrezzare con numerosi secchi utili a raccogliere l'acqua piovana a catinelle, anche perché, come si vede dalle immagini, muffa, crepe e veri e propri buchi nella soffittatura non sono ancora stati interessati dai lavori di ripristino. Ovviamente con le clamorose precipitazioni dei giorni scorsi i social si sono nuovamente scatenati, ma in attesa che questi lavori di manutenzione straordinaria raggiungano l'obiettivo, si spera, rimane comunque in auge qualche riflessione più generale sulla tenuta idrogeologica della città capoluogo di regione, che puntualmente diventa un pantano, e non ci riferiamo all'isola ecologica nei pressi di Pignola, ma questa, come si dice, è un'altra storia. Con un'esortazione all'unità, al dialogo e al confronto tra istituzioni e cittadini, il sindaco di Pisticci, Domenico Albano, ha chiuso la seduta del Consiglio Comunale Aperto, tenutasi ieri a Marconia e dedicata ad un unico ordine del giorno approvato all'unanimità: i lavori sulla strada statale 407 Basentana. La delibera approvata propone alcune modifiche al progetto dei lavori di ammodernamento della SS 407 nel tratto pisticcese, che saranno inoltrate all'ANAS e di cui l'amministrazione ha garantito Albano si farà portavoce e promotrice. Sicurezza e progetto, questi gli assi importanti della delibera licenziata ieri, in cui si chiedono modifiche volte a garantire un accesso alla strada quanto più possibile diretto e sicuro ai tanti cittadini che lavorano e vivono lungo questa fondamentale arteria e che sono il risultato di un lavoro di concentrazione tra l'amministrazione e portatori di interesse, cittadini, imprese, col diretti Pisticci, Comitato SS 407, Tavolo Verde Puglia e Basilicata. Seguito all'incontro aperto dello scorso 25 gennaio, durante il quale l'ANAS aveva presentato il progetto di fattibilità. Edilizia scolastica, sono partiti i lavori appaltati dalla provincia di Matera per la sopraelevazione del liceo Bachelet di Nova Asiri. Il presidente Piero Marrese, finalmente questo istituto potrà essere compiutamente valorizzato. I fondi che la provincia di Matera ha ottenuto ammontano complessivamente a circa 3 milioni di euro e sono finanziati dai fondi del Next Generation dell'Unione Europea. Martedì 5 marzo, presso la sala consiliare del comune di Chiaromonte, sarà sottoscritto un protocollo d'intesa INPS Basilicata e il comune di Chiaromonte per la riattivazione presso la sede del municipio di un punto INPS, ovvero uno sportello INPS di informazione e consulenza dipendente dalla direzione provinciale di Potenza, agenzia territoriale di Lago Negro ubicato presso i locali del comune. Il servizio, che era stato sospeso nel 2019,
Covid-19 a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, costituisce un presidio di prossimità dell'istituto che risponde all'esigenza di assicurare un'agevole fruizione dei servizi INPS e anche agli utenti residenti in zone a basso insediamento abitativo e con difficoltà di collegamento con le strutture dell'istituto già esistenti sul territorio provinciale. Il prorettore della LUISS, Lucano Francesco Di Ciommo, è stato nominato commissario per l'ex ILVA di Taranto. Di Ciommo, il cui nome era circolato nelle precedenti settimane, quale possibile candidato alle elezioni regionali per il centrodestra, al posto del governatore uscente Vito Bardi, sarà chiamato alla complicata impresa di salvare l'ex ILVA in amministrazione straordinaria. Il professor Di Ciommo, originario di Lavello, è prorettore e professore ordinario di diritto privato alla LUISS Guido Carli, oltre che avvocato cassazionista. Calcio, trasferta alla portata di mano per i rossoblù, il punto di Antonella Sabia, vediamo il servizio. Potenza Giuliano è tutta racchiusa nella fotografia di fine partita, nel selfie di squadra scattato da Volpe, forse il primo momento in cui il Potenza si è comportato da vera squadra. Con grinta, coraggio e tanto cuore, gli uomini di Marchionni 9 contro 11 sono riusciti a resistere e portare a casa 3 punti fondamentali in ottica salvezza. E lo hanno fatto nella partita che un po' tutti avevano indicato come la più importante della stagione, crocevia fondamentale per il futuro dei rossoblù. E non importa se la vittoria è arrivata con un secondo tempo non proprio all'insegna del fair play, con 2 uomini in meno bisognava provarle tutte. E non importa nemmeno se tutto questo costerà alle casse del Potenza 3.500 euro di ammenda, probabilmente il minimo prezzo da pagare per aver salvato una stagione intera dopo una delle settimane più lunghe e buie, sia per quanto riguarda gli umori dentro e fuori dal campo, ma anche guardando la situazione di classifica che non lasciava ben sperare. Anche domani sera il Potenza dovrà fare di tutto, sfruttando il fattore campo, per conquistare altri punti importanti. Sorrento Potenza, con fischio d'inizio alle ore 20:45, infatti si giocherà al Viviani con il favore del pubblico potentino a cui sono stati destinati 3 settori, la curva, i distinti e la tribuna laterale destra, biglietti acquistabili fino alle 19 di stasera. I costieri, come di consueto in questa stagione giocata in casa proprio al Viviani, si sistemeranno sempre in tribuna ma nella parte sinistra. Una trasferta a portata di mano per i rossoblù contro una squadra che, pur avendo interrotto una lunga serie positiva di vittorie, sta esprimendo un buon calcio e si trova al momento in zona playoff con 39 punti. Mister Marchionni perde Asensio e Schiattarella, ma ritrova Capitan Caturano e di rientro dalla squalifica anche Sbraga e Saporiti. Rimane fuori Di Grazia, che sta curando il suo problema in Sicilia per scongiurare i rischi di un'operazione. Per ora è tutto, diamo il collegamento alla sede centrale.